Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Tu sei il Cristo, dice Pietro a Gesù nel Vangelo di questa domenica. Il nome Cristo sulle labbra di Pietro significava Messia. Erano secoli che si continuava a vagheggiare la figura del Messia e più passava il tempo più quell'attesa era viva, ma rischiava anche di ridursi alle visuali ristrette degli uomini, trascurando le intenzioni di Dio, che erano ben diverse. Il che appare chiaro dalla reazione di Gesù. Egli ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. Non solo, cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto, essere rifiutato da tutti, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Al che Pietro non poté trattenersi dall'esprimere tutto il suo disappunto, ma Gesù lo zittì, chiamandolo niente meno che Satana. Satana è il tentatore che vorrebbe distogliere dalla sua strada perfino Gesù Cristo. E non crediate, aggiunge Gesù, che la cosa riguardi soltanto me. Se qualcuno vuol seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e venga. La croce. Cosa sarà mai questa croce? Notate che non è solo da accettare supinamente quando ci piomba addosso. Qui è da prendere, spontaneamente. Nel Vangelo di Luca Gesù aggiunge addirittura questa precisazione. La croce è da prendere su ogni giorno. Si obietterà, ma da quando in qua uno va a prendersi una croce ogni giorno? Eppure, pensate un po', forse che voi andate al lavoro ogni mattina con grande entusiasmo? Forse che nella vita di famiglia non c'è ogni giorno qualche difficoltà, piccola o grande, con cui fare i conti? E poi ancora, perdonare a una persona che ci ha offeso è poi così raro e così facile? E fare del bene a qualcuno con costanza, anche quando è snervante, è forse piacevole? Altro che se ci sono ogni giorno occasioni di prendersi su la croce. Attenzione però, possiamo parlare di croce a una condizione, che ci sia in noi un briciolo di fede e che non smettiamo mai di voler bene a Dio e al prossimo. È allora che tutto ciò che ci pesa diventa croce, anzi, la nostra croce. Oltretutto, se ne ha pure un vantaggio non di poco conto. È come spartire un peso. Anziché trovarsi da soli a portarlo, si scopre che c'è anche il Signore che lo porta con noi. Ed è più leggero quel peso se è portato in due. Sì, diciamolo, è come dare la vita ogni giorno goccia a goccia, ma è anche la strada per realizzarla davvero la vita, ce lo assicura Gesù. Chi perderà la sua vita per causa mia la salverà, dice. E in questo lui ha una notevole esperienza, gli possiamo dare fiducia. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.